Si rinnova qui alla Vaccina l'appuntamento con la Giornata Europea delle Lingue e la collaborazione con Intercultura. Sì, come ogni anno, ormai sono quasi 10, in questa giornata celebriamo appunto la Giornata Europea delle Lingue e siamo contenti di avere la possibilità di confrontarci con ragazzi che in questa fase della loro vita stanno svolgendo una esperienza all'interno della nostra città. Ci sono infatti oggi alcuni studenti che stanno conversando con i nostri alunni delle classi quinte e presentando quella che è stata la loro esperienza. Accanto a questa, che è solo la prima delle iniziative dell'anno scolastico, la scuola lavora quotidianamente per l'insegnamento e l'approfondimento delle lingue straniere. La scuola infatti è già al suo secondo anno del progetto Erasmus, che prevede per noi anche la mobilità studentesca. E quindi un gruppo di nostri ragazzi di seconda si reca in Polonia e a nostra volta ospitiamo coetanei appunto della seconda presso case di alunni andriesi. Particolare attenzione dunque per la vaccina, per le lingue, ovviamente per la lingua inglese. Quali altri progetti saranno messi in campo? Per esempio, un progetto che piace tanto ai ragazzi è quello della partecipazione a uno spettacolo teatrale in lingua inglese che consente loro appunto di assistere ad una performance teatrale in un'altra lingua e a questo si aggiungono a volte anche attività di teatro in lingua francese. Sono esperienze molto belle, molto interessanti per i ragazzi e per loro molto formative perché la lingua veicolante che è l'inglese viene utilizzato con un linguaggio trasversale che è appunto quello del teatro. Accanto a questo, la scuola da anni utilizza la piattaforma eTwinning per gemellaggi elettronici con scuole presenti in tutta Europa per consentire appunto lo scambio di informazioni proprio con compagni che vivono in contesti diversi. Si rinnova la collaborazione di Intercultura con la vaccina. Certo, ogni anno, ormai da 4-5 anni, sono 4-5 anni, la Scuola Media Vaccina ci ospita e ringraziamo la dirigente, la professoressa Timonelli, ci ospita con i ragazzi che ospitiamo nella BAT, i ragazzi che sono ospitati in famiglie di Andria, Barletta, Trani, Corato, Ruvo o Biceglie e frequentano sostanzialmente la scuola del nostro territorio. Presentare un progetto di scambio interculturale a ragazzi così piccoli è secondo noi fondamentale, perché è sin da piccoli che si gettano le basi per la formazione dell'individuo, quindi la capacità di ascoltare l'altro, la capacità di conoscere l'altro e sostanzialmente la capacità anche di mettersi in gioco. Grazie.